fatto in cambio di tangenti a politici locali e funzionari pubblici? A favore di politici e dopo le dimissioni del sindaco, coinvolto in un'inchiesta su un presunto giro di tangenti, 2008 portò all'arresto del presidente della regione. Corruzione politica. Ai domiciliari invece sono finite 6 persone tra funzionari del comune. Spegni la cattiva politica. Diamoci del noi. Sarà l'unico candidato, saremo l'unico gruppo che parla.
parleranno del programma di bambini. E non è oggi che c'è una campagna elettorale che lo facciamo. Già dal 95 io, lui e qualche altro amico siamo andati fino a Molfetta per mesi interi a parlare con Tonucci, che è l'ideatore della città dei bambini. Solo che tornavamo a Taranto e trovavamo lo sforamento di giunte amministrative che dei bambini se ne fregavano. Basta vedere un esempio. Il marciapiede perimetrale alla Villa Peripato è stato ristretto per fare posto alle macchine. Noi siamo contro quest'idea e domenica proporremo a Gianni, e Gianni lo proporrà alla regione, perché andrà in regione, che tanto diventi una città bambinocentrica, che si firmi il manifesto di tanto città bambinocentrica, come l'ha fatto già la Regione Lazio con Roma, come l'ha fatto Fano, come l'ha fatto Volpetta, come l'ha fatto la stessa Martina, qui a 2 passi da noi. Noi pensiamo ai bambini, perché è una città a misura di bambino, è una città che va bene a tutti, va bene all'anziano, va bene al bambino, va bene al disabile, va bene anche alla gente che vuole recuperare gli spazi del sociale. Una città che toglie spazi è una città che non vuole far riflettere le persone. Questa è la paura più grande che hanno.